in Italia si viene anche per studiare. Nel 2022 sono stati 25.000 permessi di soggiorno rilasciati per studio, un livello che non si raggiungeva dal 2013. Da dove vengono questi giovani? In ordine di numerosità vengono da Cina, Iran, Turchia, India, Stati Uniti e Federazione Russa. Con l'eccezione dell'India, le studentesse sono sempre di più degli studenti. Infatti, il 54,7% dei permessi per studio viene rilasciato a ragazze. È interessante segnalare che i principali paesi di provenienza non ricalcano quelli dei flussi migratori in generale. E poi ci sono esempi di nazionalità per le quali lo studio è il motivo principale di richiesta del permesso di soggiorno in Italia. È il caso dei cittadini iraniani. I permessi per studio sono più dell'84% di tutti i nuovi permessi rilasciati nel 2022. Dove si stabiliscono gli studenti stranieri? Nel centro-nord, la Lombardia ha accolto più di un quarto degli studenti non comunitari nel 2022. Seguono poi il Lazio e il Piemonte. Come ci collochiamo rispetto agli altri paesi UE? I dati Eurostat ci dicono che l'Italia è indietro rispetto ad altri paesi europei. A fronte dei nostri 25.000 permessi per studio, la Francia ne ha registrati 105.000, la Germania più di 70.000 e la Spagna quasi 59.000. Come mai attiriamo pochi studenti rispetto ai paesi nostri vicini di casa? Sicuramente si tratta di un fenomeno complesso e i motivi sono diversi. Tra questi possiamo citare da una parte la nostra lingua, che è poco conosciuta e poco spendibile a livello internazionale, anche se i corsi tenuti in inglese nelle università italiane stanno aumentando. Poi c'è la carenza di alloggi per gli studenti fuori sede. Non ultimo, anche la difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro italiano dopo la laurea. Ad esempio, dei giovani extracomunitari che avevano ottenuto un permesso per studio nel 2015, al 1 gennaio 2023 solo il 13% aveva ancora un permesso di soggiorno valido in Italia. Rispetto alle materie di studio, ce ne sono alcune più gettonate dagli studenti stranieri? Sì. Secondo i dati del Ministero dell'Università, nell'anno accademico 22-23 gli studenti stranieri immatricolati hanno scelto soprattutto economia e gestione aziendale, ingegneria informatica, soprattutto i ragazzi, e le professioni sanitarie, particolarmente gettonate dalle ragazze.